ma la Cinetateca che ti ha fatto? Sì, ora arrivo. E muoviti. Oh, io ho guidato fino a ora, eh. Adesso sta a te cambiare la ruota. Adesso, per piacere, c'ho da fare. Stasera devo essere perfetto per i miei fans. Ma quali fans? Due pensionati e due pecorai stanno culà in mondo. I fans sono sempre fans. E poi, scusa, non è colpa mia se gli unici posti dove ci fanno fare gli spettacoli sono questi paesini. Cura questa roba. Senti, ce l'avranno la presa elettrica a 220? Ma do chi? Non ce l'hanno nemmeno la corrente elettrica. Potranno mandare l'invito per posta. Perché gente all'antica, di sani principi, come c'era una volta. Sì, ma di morte all'antica. Il prossimo se lo manderanno i piccioni viaggiatori. Senti, baracca, ma ce l'hai segnale? Perché uno... E te l'ho detto, in questo posto dimenticato da Dio... Ma il mio è un satellitare. E qui non c'è nemmeno i satelliti. Dai. Sbrigati, muoviti, che si riparte. Controllato la cartina. Che devo fare tutto io qui? Allora, siamo qua. Controlla se c'è un dito gigante sulla strada. E dobbiamo andare di là, lì, là. Bravo Marco Polo. Ha scoperto la via per Damasco. Damasco? Non bisogna andare a premere il cuore. Dai, forza, andiamo. Hai fatto benzina, vero? Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette e entrambi portiamo gli occhiali da sole. Andiamo! Chicago ci aspetta! Mi raccomando, stasera ti voglio perfetto. Io? Io sono sempre perfetto. Ma insomma, l'altra volta lo sketch difficile campagnolo non sembravi tanto un bicile, eh? E tu non sembravi un campagnolo? Tu c'avevi le scarpe per andare a ballare? Sì, non se ne accorga mia. Se ne accorgano, eh? E alla scena di Dottore di Malato non tu sei stato capace di dire otorino laringoiatra? Otorino molto... Non mi riesce, baracca. Senti, e non mi chiamare baracca, per piacere. Chiamami così solo quando siamo sui palco. Va bene, baracca. Senti, secondo te la troveremo qualche bella campagnola stasera? Ma dove? In questi paesini dove tu mi porti non si è mai rimediato nulla. Dai, abbi fede. Stavolta è la volta buona. Sì, sarà. Quando si è cominciato tu mi avevi promesso fama, soldi, donne, televisione. E dopo 4 anni siamo sempre a fare spettacoli in queste sagre di paese, dove in massimo ci danno da mangiare e non sempre. Vedrai, vedrai. Stavolta svolteremo. Sì, a sinistra. Dove? Non c'è mica la curva. La curva te la fo io, manni capo. Controlla la cartina. Reggi volante. Oh, ma che cazzo fa? Sei scemo? Ma che sei scemo? Che cazzo fai, scemo? Ma chi l'è questo rintronato? Ma che ne so, mi è sbucato davanti. Oh, ma non tu guardi andare attraverso la strada? Questa strada non passano male macchine. Oh, ma che tu fai? Oh, non toccare la mia roba. Senti, già che tu ci sei, ascolta, che sì. Ci sapresti mi indicare la strada per arrivare in questo posto? Sì, sì, che credo di potervi essere utile. Voi andate sempre diritto per questa strada, fino alla taverna del diavolo, e poi girate a destra. Ma ricordatevi, quando arriverete alla Madonnina del viaggiatore, di fargli un'offerta mettendo del denaro nel tabernacolo, altrimenti non potrete più tornare indietro.
Ma che dice sto pazzo? Come sarebbe a dire che non possiamo tornare indietro? Ma che sta dicendo? E non conoscete la leggenda della Madonnina? I viaggiatori che non fanno un'offerta non trovano più la strada. Senti Cinco, se pensa anche troppo tempo a questo idiota, andiamo dai. Grazie, ciao Gonzo, grazie per l'informazione. Come l'era ritronato il tipo, eh? Sì, però Ike, tu mi dirai che tu credi a quello che l'ha detto lui? Sai, di solito questa gente, anche se è un po' pazza, dice sempre cose vere, eh? Gente un po' pazza, eh? Ma qui più pazzo tu sei te. Muoviti, dai! Precedenza alle lumache. Devo scaricare il Kalashnikov. La scaccia cani. Vabbè dai, mi unisco alla sparatoria. Sai che ho dovuto prendere il porto d'armi? Ad arrivare in aeroporto mi dà problemi, eh? Non mi passa il metal detector. Non guardare, sennò ti viene un complesso di inferiorità e poi mi vai in depressione. Madonnina, non gli hai dato qualche soldo? Non gli hai dato niente? Sì, gli manderò un obolo per vaglia postale. Essere o non essere, questo è il problema. Che tu fa la mia merenda? Ven via! Se tu sei buono a fare nemmeno il vecchio fistio. Come, ti è piaciuta la mia interpretazione di Becher? Sì, è Becher e Sampras. Casomai si chiama Beckett. E poi questo è Shakespeare. Che tu vuoi che sia? Tanto sono tutti uguali. Ma sì, per te sono tutti uguali. E io continuo a perdere ancora tempo con te e non si è compicciato nulla. Ma che tu vuoi che sia? Ma come che tu vuoi che sia? Per stare dietro a te con i spettacoli mi ha mollato anche la donna. Meglio così, lascia fare. Tanto andava con tutti. Figurati anche con me. Come? Attento, va fuori strada! Guarda, ehi, un giorno di questi... Lei fa proprio come te. Tanto lo so che a te delle donne non te ne frega nulla. Lei le tratti come oggetti. Con lei stavo cambiando e le volevo bene. Ma non ci eravamo già passati di qua? Ma che strada hai fatto? È colpa tua, mi distrai e mi fai sbagliare strada. Secondo me siamo qui perché ancora non gli hai fatto nessuna offerta. Senti, cambiamo discorso, e torniamo a noi. Cosa stavi dicendo del mio piccolo angelo? Ah sì, guarda, è proprio un angelo. Fa del bene a tutti. Dai, non te la prendere.
se non fai come quel tizio che andò da un suo amico e gli disse: ho sedotto tua moglie in pochissimo tempo. E lui gli risponde: bravo idiota, quella è mia moglie, io sono costretto a trombarmela quella racchia, ma te no. Ma lei non è mica mia moglie, e poi non è nemmeno racchia, anzi. Ah, lasciamo perdere, sbrighiamo a trovare questa strada perché sennò si arriva qui fuori. Oh, via, non te la prendere, giù! Prendi la cartina e guarda dove siamo. Non c'è. Ma tu ce l'avevi te la cartina. Ma se ti dico che non c'è, non c'è. Deve averla presa quel vecchio di prima. Era meglio se tu lo schiacciavi. Vabbè, dai, tanto la strada la si trova, dai. Ancora? Dai, scendi e dalle qualcosa. Io? Sì, te che prendi la percentuale più alta negli spettacoli, sempre. 10 centesimi basteranno. E dalle un euro, taccagno! Cioè, un euro è troppo. A me pare abbia un'espressione diversa. Ma secondo me sembra imbronciata. Ce l'avrà con te. Oh, stavolta glieli dai io. Ancora. Tutti. Tutti. Sai che questa storia mi ricorda un film che ho visto, dove c'era della gente che non trovava la maniera per uscire di casa. Un film, come si chiama? Di Brustos, Buos, Brucos, Unuel, scemo. E poi almeno lì i personaggi erano in compagnia di fighe. Qui sono compagnia tua. E se non riusciamo neanche noi ad uscire di qua? Eh? Come si fa? Come si fa? Come hanno fatto quel film che non ricordo? Oh. Ma nessuno se lo ricorda! È la particolarità di quel film! Comunque uscirò di qua a costo di spianare queste montagne.
Speriamo ci paghino subito stasera, se non ci sa soldi nemmeno per rimettere la benzina. Non si può tornare nemmeno a casa. Male male si dormirà insieme. Dormirei con te nemmeno. Sai, secondo me si poteva imbeccare la strada giusta anche senza darti soldi, sai? Casomai si dice imboccare, e ancora non si sa se è quella giusta. Vai tranquillo, questa strada è nuova, non ci siamo mai passati di qui. Siamo a cavallo e stiamo galoppando verso lo spettacolo e la fama ci compete. Ma sì, dai, diamoci all'Ippica. Bravo, all'Ippica, ti è tornato in buon umore. Me lo fai? Dai, via, su, fammelo. Facciamo come San Francesco, diamogli tutti i vestiti. Ma scherziamo. Dai, sbrigati, voglio andare via di qui. Io il padre. Io non capisco. Gli abbiamo dato tutti i soldi, tutti i vestiti, braccialetti, catenine, orologi e ancora non abbiamo trovato la strada. Abbiamo finito la benzina, abbiamo saltato lo spettacolo, si sta facendo buio, ho fame ed anche paura. E adesso arrivano anche gli animali feroci. Ma come ti permetti? Guarda, io sono la parte più importante del duo, mi devi trattare con rispetto, hai capito? Se siamo arrivati dove siamo, lo devi tutto a me. E lo vedo dove siamo arrivati, e lo vedo! Stai zitto, che hai fatto finire la benzina e non hai nemmeno trovato la strada. Io? La colpa è tua e tu mi hai trascinato fino a qua. Però quando ti pagano sei contento, Tanto lo so che dei soldi che guadagni li usi tutti per i tuoi vizi, sai? Io con i miei soldi ci faccio quello che mi pare. È per quello che non ce ne va bene una, guarda, guarda! Non faccio mica nulla di male, faccio quello che fanno tutti, lo fai pure te. Sì, ma non quanto te. Vedi che poi ci vogliono punire. Te non hai rispetto per nessuno, non hai rispetto per gli altri.
punire? Ma che cosa credi? E questa situazione si sia creata a causa dei miei sollazzi? Eh? Ma te ti sei bevuto quel po' di cervello che avevi? Te non sai quello che dici? Non so quello che dico, ma so quello che faccio. Guarda Jenny, per farmi qualche cosa con questo mi dovresti colpire almeno 1 milione di volte. Che problema c'è? Abbiamo tutto il tempo. Oh, aio! Aio! Aio, aio! Io prevedo un grosso guaio. Se non trovo più la mimucca, è la mia preferita. Chissà dove sarà, la tenevo sempre al guinzaglio. O dove? Bianchina! Bianchina! Che dirà mia madre quando mi vedrà? Che dirà mia madre? Che non ho mai legato con i figli dei ricchi, con i bambini buoni. Che non ho mai seguito loro dei suoi consigli, che le do dispiaceri. Che ho la faccia sciupata e non mi vesto elegante. Che cammino male, e che cammino male. Motore audio, scena 5, ci ha accorto. Non si è accorto ora, ma mi apri. La mia vita è rotta e piede con uno spago. E la destra pushata ancora. In diversi punti, non in uno soltanto. Ero bravo a giocare, sono stato giocato. Si trattava di andare, ma non sono mai andato. Che dirà mia madre quando mi vedrà? Che dirà mia madre? Che non ho mai legato con i figli dei ricchi, con i bambini buoni. Che non ho mai seguito loro dei suoi consigli, che le do dispiaceri. Che ho la faccia sciupata. Lo rapete in un attimo? Sì, ora sono 34 gradi, più o meno 39 ho visto. Ah, 39 ha fatto? Boh, dava 39 prima. Voglia!